Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è il Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto. Oggi facciamo una carrellata di quelli che secondo me sono gli strumenti migliori per andare a seguire il proprio portafogli, valutandone anche le varie tematiche, tutti quelli che sono i tool che questi vari siti o comunque queste app possono offrire, magari il fatto che abbiano sia l'app mobile che ad esempio quella via web, e tutte quelle che sono le statistiche che anche ci possono dare, che magari possono essere di nostro interesse. Ovviamente ognuno poi ha le proprie peculiarità del proprio portafoglio, ha dei dati che interessano di più rispetto ad altri, però secondo me mi sembra una giusta cosa andare un attimino a parlare un po' di quelli che uso io, quelli che preferisco, che non è detto che siano essenzialmente i top o i migliori, e ovviamente sono tutti tool gratuiti, per cui iniziamo subito, ma dopo la sigla. Allora, eccoci qui. Benissimo, partiamo da quello che utilizzo praticamente tutti i santi giorni, perché lo vedete praticamente dalla mattina alla sera, lo utilizzo praticamente costantemente, Simply Wall Street. Cosa mi piace di questo tool? Beh, prima di tutto che dà una parte delle proprie gestione del portafoglio virtuale, o comunque del poter seguire il proprio portafoglio in maniera gratuita. Ci sono dei limiti su questa versione gratuita. Io ho l'abbonamento, per cui pago un abbonamento annuale. Ed è per questo che lo presento per primo, proprio perché non tutti magari vogliono andare a pagare un abbonamento annuale e per cui mi sembrava il caso di farlo vedere all'inizio, fare vedere un po' quelle che sono le varie specifiche a pagamento e poi ovviamente andare a parlare di quelli che sono totalmente gratuiti, proprio perché magari chi fosse interessato a una gestione delle risorse, dello screening e della gestione dei portafogli un po' più, diciamo, avanzata, ma allo stesso tempo che abbia una grafica piuttosto apprezzabile e user friendly, potrebbe optare per questo. La gestione dei portafogli si fa da qui in alto, si clicca sul portafoglio. Io qui ne ho tre. Uno è il portafoglio Directa, che in realtà non è solo Directa, ma include anche Saxo Bank. Azioni da comprare, rete da comprare, sono le mie watching list. Qui invece seguo il mio portafoglio. Nel caso volessi creare un altro portafoglio, andrei a cliccare su New Portfolio. E andrei a dare un nome, andrei a selezionare diciamo la valuta, proviamo a chiamarlo Port Pasquale, prova, next, e poi si possono aggiungere le aziende direttamente alla propria watchlist, per cui si vanno a prelevare da lì, da quelle che sono attualmente le current holding, per cui qualcosa che sta già in portafoglio ma magari sta in un altro portafoglio, oppure aggiungere il file CSV per un portafoglio update. Adesso non lo vado a creare un altro, vi vado a vedere come, vi faccio vedere come, diciamo, da presentare. Per esempio questa qui, che è Ritz da controllare, e in pratica il portafoglio viene presentato con le varie posizioni, con rendimento da capital gain e da dividendo. In questo caso, essendo solo una watchlist, non ci sono transazioni da dividendo. Quello che è il profitto relativo al cambio della valuta e il ritorno totale. Se avessi avuto questo portafoglio, per cui in quest'ultimo anno avrei fatto quasi un 30, 38%. Inoltre ci vanno a dire anche qual è la volatilità del portafoglio. In questo caso siamo leggermente sopra la media del mercato di riferimento. Come sono divisi in termini percentuali il portafoglio in base alle varie aziende? Questo anche per capire, ad esempio, se uno volesse avere di una certa azienda un peso particolare e questa a causa di guadagni potesse andare a sforare, l'investitore potrebbe decidere di comprare quote di altre aziende che sono nel portafoglio, oppure scaricare un po' di quello che ha guadagnato. Poi c'è anche la diversificazione per azienda. Qui abbiamo il contributors to return, quelli che hanno contribuito a far creare il profitto, invece come effettivamente la quota all'interno del portafoglio delle aziende. La diversificazione, ovviamente questo è una watchlist di Ritz del 100% Ritz, ma poi si vanno anche a diversificare in questo caso, per esempio Ritz Retail, hotel and resort, residential, diversified, industrial e così via. La valutazione del portafoglio, e questo può essere utile per esempio per capire se il proprio portafoglio è sottovalutato, si possono fare degli ingressi ulteriori, anche quanto è il ritorno previsto in termini di earnings e di fatturato, il ROE, return on asset, anche qui, il ritorno on equity e così via. La salute finanziaria del portafoglio, questo portafoglio pa paradossalmente pur essendo tutto Ritz è diciamo gestibilissimo perché in ambito immobiliare 75%
sembra ottimo, e il dividendo medio lordo, qui sono 207 euro, ovviamente non tiene conto della tassazione. Un altro screening che utilizzo spesso è quello di Yahoo Finance, e anche qui da portafoglio, uno può andare qui, creare il proprio portafoglio e andare a vedere quello che il portafoglio è andato a creare in questo momento. Per esempio, io ho questa watchlist con queste quattro aziende, potrei aggiungere tranquillamente un'altra azienda da qui, per esempio NNN, che è National Retail Properties, che in questo caso la terrebbe solo monitorata, così come le altre, ma qui diciamo andando poi su My Holdings, si potrebbe aggiungere un lotto nel quale possiamo ad esempio indicare quando l'abbiamo comprato, quante quote abbiamo comprato, per esempio 100 potremmo aggiungere in questo caso, il costo a cui l'abbiamo acquistato, diciamo che l'abbiamo acquistato a $45, le note che magari vogliamo segnare, ad esempio da tenere occhio, non so, una cosa del genere. E basta, la transazione adesso è qui e in pratica automaticamente andiamo a ottenere quello che è il capital gain in questo momento in termini monetari e il day gains. Io ho diviso solitamente il portafoglio viene presentato sotto questa forma, ma dal sommario che ci dà appunto Yahoo Finance possiamo andare anche a creare delle nostre view. Io ho creato questa che si chiama dividendi, ad esempio, dove tengo d'occhio i miei earnings, in cui ho l'earnings date, l'annualized gain, il dividend payment date, l'ex dividend date, il dividend per share, così in modo che io, siccome mi creo un portafoglio da dividendi, almeno posso andare a controllare volta dopo volta quando andrò a ricevere i pagamenti dei dividendi e quando è la ex dividend date, così come quando sono gli earnings, per andare un attimo a controllare come va la società, come va a procedere. Altro tool molto interessante è quello di investing.com, anche qui dalla mia watchlist si può accedere a quello che è il portafoglio. Andiamo subito a fare login. In questo caso ci sono alcune aziende che sono in questo portafoglio, diciamo non sono tutte quelle che ho perché questo non lo aggiorno più, non lo utilizzo più, in cui abbiamo tutto quello che è il net profit loss, il daily profit loss, l'earnings date, anche qui come Yahoo è customizzabile aggiungendo o togliendo delle colonne. Poi abbiamo quello che ci viene presentato, quello che è l'esposizione del prezzo, come è andato ad evolversi il prezzo, quali sono le transazioni ad esempio che abbiamo fatto, i fondamentali ad esempio dell'azienda, qual è l'average volume, l'EPS, il PE ratio, il beta, il dividendo, il dividend yield per aziende, per quanto riguarda ogni singola azione, la parte tecnica per chi fa appunto analisi tecnica. Poi abbiamo anche le performance, come si va ad evolvere il prezzo dell'azione giornalmente, settimanalmente, mensilmente, year to date, un anno e tre anni, e il candlestick pattern. Poi andiamo anche a vedere quali sono le transazioni che abbiamo effettuato da qui in alto, quelle che sono quelle posizioni aperte in questo momento e quelle che sono chiuse, le charts, per cui tutto quello che è la parte diciamo di gestione dell'analisi tecnica, e poi ovviamente abbiamo anche la parte statistica, che è quella che è molto più interessante e ci va anche a dire come si è andato a evolvere il nostro portafoglio da quando è stato creato fino ad oggi, un dettaglio delle posizioni, appunto tutte quelle che sono le aziende, come hanno contribuito al portafoglio, il market value del nostro portafoglio, come si è andato ad evolvere, includendo le posizioni chiuse. Qui il costo sarebbe quello che abbiamo investito, il market value, la differenza ovviamente fra l'investito e quello che abbiamo e il nostro guadagno. L'asset allocation per singola azienda. Poi il monthly profit loss, cosa che non tutti hanno, sia in percentuali che in termini di euro. E come si può vedere come è andato ad evolversi il portafoglio in questo frangente. E sotto abbiamo anche la possibilità tramite questa righellina di andare a selezionare un particolare periodo dell'anno. Infine, quello che mi piace di più e quello che utilizzo al momento è Wallmine. Qui ci tenevo traccia del portafoglio di Rizza le Orecchie, che ripartirà nel gennaio. Da gennaio ricomincerò a fare quella rubrica, proprio perché da quel sondaggio è venuto fuori che questa e poi anche Buonanotte Mercati erano due cose molto apprezzate, le riprenderò entrambe. Qui possiamo creare un nuovo portafoglio, ovviamente questa è la versione gratuita e ne posso creare solo due massimo. In questo caso abbiamo un dettaglio di quello che è il market value del nostro portafoglio diversificato per ogni singola azienda, in cui viene indicato anche il dividend date, le performance che ha fatto il portafoglio giorno dopo giorno, anche year to date, 6 months, 1 week e così via. Poi abbiamo i ritorni che ci ha dato questo portafoglio, per cui sia
il nostro portafoglio comparato con quello che sono i vari benchmark, che possiamo vedere sia sotto questa forma che anche sotto forma di benchmark così. Per cui se vado a guardare il mio portafoglio, da quando l'ho creato mi ha dato quasi il 21% di rendimento, contro lo standard del Poor 500 che è andato 14.3, il 31% circa del Nasdaq, 6.5% Dow Jones e così via. Quindi posso anche controllare come vado a evolvermi rispetto ai vari benchmark. Inoltre qui ci viene data la locazione sia per quanto riguarda gli strumenti, large stocks, medium stocks, small cap stocks, come sono divisi in termini di tickets, per cui di aziende, in termini percentuali all'interno del portafoglio e l'allocazione. Abbiamo anche l'allocazione in termini di industrie, per cui finance, real estate, technology, industrial, consumer staples e energy, e da questo punto di vista il tipo di industrie diviso appunto per settori ed industrie differenti, per cui internet services e infrastructure, industrial REIT, agriculture and farm machinery, capital markets, asset management e custodial bank, per cui quello include anche i BSDC e così via, soft drinks. Geograficamente parlando, come è diviso il portafoglio? Sia in termini di valuta che in termini di zona geografica, per cui United States, in questo caso United Kingdom e Canada. Inoltre, alla fine ci viene anche presentato il calendario, per cui tutti quelli che sono gli eventi delle aziende che abbiamo in portafoglio. In alto, come sempre, abbiamo il portafoglio cost, il market value attuale, quello che è l'overall return e quello che è il ritorno in termini percentuali. Inoltre ci viene data anche un'idea di quello che è il ritorno in termini giornalieri. Bene, questi sono i tool che io utilizzo per tenere traccia dei miei portafogli. In realtà quello che utilizzo di più sono Yahoo Finance e Wallmine. Yahoo Finance lo uso anche per quanto riguarda le notizie, ma anche Wallmine è una stupenda sezione di notizie, ma credo che dal mio punto di vista utilizzare in contemporanea tutti questi tool può dare un po' quello che è una maggiore chiarezza di quello che è il nostro portafoglio, seguire un po' meglio, anche se ovviamente se si utilizzano troppi tool poi si perde un po' l'efficienza di utilizzarli, perché si perde troppo tempo. Io principalmente uso Wallmine per fare le statistiche e per controllarlo, diciamo, ogni trimestre, mentre utilizzo per esempio SimplePivotStreet o Investing per fare il mio screening e mettere le aziende in watch list. Bene, spero che questo contributo sia stato di tuo gradimento, e se lo fosse stato ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, ma anche per la mia felicità, visto che siamo sotto Natale e sotto feste, per cui sarei molto più felice e farei delle capriole con doppio carpiato ed avvitamento. E se sei nuovo, ovviamente, come dicevo prima, iscriviti e clicca la campanella per non perdere nessun video successivo e lascia dei commenti qui sotto, magari per discutere un po' e magari per tirare fuori degli altri tool per seguire il portafoglio. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.